Attimi di paura a Manfredonia nel Foggiano per un agguato durante la festa patronale di Maria Santissima di Siponto, intorno alle 2:30 del 1° settembre, via San Salvatore, nella zona dove sono state installate le giostre, un uomo è stato ferito alla coscia sinistra da un colpo d'arma da fuoco. La vittima, Giovanni Latorre, di 46 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato prima medicato dal personale del 118 e poi trasportato all'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. Sul posto, gli agenti di polizia che stanno indagando sull'accaduto avrebbero trovato quattro bossoli di pistola. Gli inquirenti sarebbero sulle tracce di un 24enne che avrebbe avuto un diverbio con la torre prima della sparatoria ed escludono il coinvolgimento della criminalità organizzata. Al momento della sparatoria era presente molta gente al Luna Park, allestito alla periferia della città in occasione della festa patronale. Era da poco finito lo spettacolo di fuochi pirotecnici e gli spari hanno seminato il panico tra la gente che è fuggita cercando riparo. Giovanni Latorre ha precedenti per rissa, lesioni personali e porto illegale di armi da fuoco. Il sindaco di Manfredonia, Gianni Rotice, fa sapere che in merito all'episodio criminoso si è concluso pochi minuti fa il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocato d'urgenza dal prefetto di Foggia Valiante con i vertici provinciali delle forze di polizia, con le quali è stato concordato sin da oggi un ulteriore e celere potenziamento di personale. Ho riferito nel corso della riunione, aggiunge il sindaco, che sto registrando da tempo la presenza di alcuni piccoli gruppi di individui senza scrupoli che stanno generando nella comunità cittadina tensioni e allarme sociale. Per restituire la giusta serenità alla comunità, ha concluso il sindaco, si è ritenuto opportuno confermare l'organizzazione e lo svolgimento di queste giornate di festa in una città che non si arrende e che ha al suo fianco la squadra Stato e la Chiesa con il vescovo padre Franco Moscone.